Una vasta operazione antidroga condotta dai carabinieri di Caserta è stata messa a segno nelle province di Caserta, Napoli, Roma, Latina, Frosinone, Ascoli Piceno, Teramo, Milano e Rimini. I militari stanno eseguendo 20 provvedimenti di cattura e perquisizioni domiciliari finalizzate alla ricerca di droga nei confronti di un gruppo di persone, la maggior parte dei quali di origine africana, ritenute responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scaturita a conclusione di una complessa attività di indagine condotta dai carabinieri della stazione di Grazzanise ed ha consentito di individuare due livelli nell'attività di spaccio. Il primo composto da africani che smerciano gli stupefacenti all'ingrosso lungo il litorale Domizio, il secondo costituito da pusher italiani che si riforniscono dagli africani per spacciare lo stupefacente a tossicodipendenti residenti nelle aree di loro provenienza, nel Lazio, nelle Marche e in Abruzzo.